Buongiorno, bentornati a Poi me la mandi, che è la mia rubrica su nuoto.com. Siamo di nuovo con Gregorio Paltrinieri, il nostro Greg nazionale, il quale ci ha chiesto di commentare alcune foto di grandi maestri della fotografia. Ho coinvolto Andrea Staccioli, il mio collega Andrea Staccioli, Ciao a perché è tutti. uno che di foto ne mastica tanto. E poi, dopo la foto del grande maestro, molto più modestamente ci sarà anche una foto scattata da uno di noi due, una foto ovviamente che sarà più facile per noi commentare. Oggi Greg ci ha chiesto di parlare di questa foto di William Klein. Allora, io ci tengo a sottolineare che quando volevo commentare le foto di grandi fotografi mi riferivo a voi due, poi dopo in mezzo ci mettiamo anche Cartier-Bresson, ci mettiamo Salgado, ci mettiamo un po' tutti, però poi quelle che mi interessavano erano le vostre. Detto questo, non mi ricordo la foto di oggi, è praticamente quella che adesso Giorgio andrà a mettere, così noi la commentiamo. Praticamente Klein è un artista che io conoscevo e seguivo un po'. E mi piaceva per il fatto che non mi sembra fatta benissimo questa foto. Quindi quello che mi colpiva del suo stile è che le sue foto non mi sembravano mai veramente pulite, mai veramente ordinate. Cioè in questa io vedo, diciamo, tipo un pattern che si ripete sotto, che possono essere le strisce, ma tipo quelle teste davanti in primo piano, diciamone, per come magari avrei visto io la scena, le avrei tagliate. E invece, vedendo la sua foto, secondo me ci stanno molto bene. Oppure quelle persone là dietro di cui si vede solo la mezza gonna o il mezzo pantalone, sono tutte scene che forse un po' disturbano la foto. E diciamo che io, da quello che ho capito, questo è un po' il suo stile. Che però personalmente, secondo me, esce dagli standard, esce dalle regole base, magari della fotografia, ma detto questo mi piace e mi interessa. Quindi è quasi l'errore che mi porta ad avvicinarmi a questo fotografo. Beh, guarda, intanto vabbè, lui è un maestro, veramente un re indiscusso della street photography. Lui ha fatto delle foto straordinarie, assolutamente spontanee, senza mettere in posa nessuno. Il bello di questa foto è che quelle cose che sono che tu pensi lì per lì che possono essere degli errori, cioè le teste in primo piano e i piedi dietro, in realtà rispondono a una regola di composizione, cioè che è quella dei piani. Attraverso questi vari elementi, lui intanto ci dà un senso di profondità. Poi, per di più, lui qui gioca sul pattern delle strisce pedonali, ripreso dalla cintura della donna. E dal busto dell'altra donna, quindi è una foto di una bellezza strepitosa e tecnicamente contiene tantissimi elementi diversi di composizione. E se noi pensiamo a quello che abbiamo visto, per esempio, nella seconda puntata, dove non c'era nessun elemento di composizione, siamo esattamente all'opposto. Diciamo che dallo stile di Klein viene un'osservazione importante. È verissimo quello che tu dici, ed era, Greg, sulle regole compositive, ed era anche alla base, del modo di Klein di fotografare, di come lui, si è posto anche nei confronti della fotografia dell'epoca. Una cosa molto importante che ci insegna Klein e che è bene sapere è che prima di tutto ovviamente occorre conoscere le regole della fotografia, ma è importantissimo poi saperle rompere queste regole nella fotografia, come così poi in generale. Però conoscere quali sono le basi, qual è la tecnica per poi poter approfittare di questa conoscenza per rompere l'ordine, in qualche modo l'ordine costituito delle regole fotografiche. Ed è quello che faceva lui. Sì, io penso che tra tutti lui possa
possa essere uno dei miei preferiti. E in ogni caso, quando vengono rotte delle regole, mi piace. Delle volte lo cerchi nello sportivo, quello che esce un po' dai canoni, che si comporta in modo diverso. Delle volte lo cerchi appunto in altri contesti, anche nella fotografia. Vedere qualcosa di un po' così che sembra sporco mi piace, quindi è uno stile che veramente mi prende. Beh, guarda, devo dire che io lo non perché, però lo dico sempre, quello che ha detto Andrea, l'importante è conoscerle le regole di composizione per poi violarle in maniera conclamata. Cioè, voglio dire, una delle cose, delle regole che dico sempre è che gli orizzonti sono orizzontali. Cioè, quando io faccio la foto al mare, magari anche il classico tramonto, non può essere che sia leggermente storto il mare non può essere storto. Però se io invece lo faccio molto storto, allora è un rompere le regole in maniera deliberata e conclamata. E lì, secondo me, funziona. Cioè, l'orizzonte storto di 2 gradi fa schifo. L'orizzonte storto dei 15 gradi è un'ottima cosa. O può essere un'ottima cosa. Il fotografo bravo riesce a mostrare nella sua fotografia che le regole l'ha volute rompere, altrimenti sembra una foto sbagliata. Vogliamo passare alla nostra foto, che io non mi ricordo neanche qual è. Sorpresa, 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 andiamo avanti. E la foto di oggi è questa, di Andrea Staccioli. Staccio, che regole hai rotto in questa foto qui? Beh, diciamo che qui ho rotto poche regole, nel senso, allora, dovete sulla foto sportiva dovete fare delle considerazioni, che tutto avviene in un lasso temporale brevissimo. Quindi, al contrario diciamo della foto che abbiamo visto nella prima puntata, dove ho avuto, diciamo, un numero di tuffi in cui la situazione si ripeteva. Qui la situazione era volante. La premiazione nel tennis dura 2 minuti, 3 minuti. La cosa che avevo notato, io qui ero sopra, diciamo, agli internazionali d'Italia, avevo una posizione dall'alto. Di solito ci dividiamo chi rimane sotto e fa la foto frontale. Io in questo caso ero all'ultimo piano diciamo, del centrale del tennis. E quando Serena è fantastica perché lei si muove, è espressiva, fa un sacco di smorfie, e però avevo notato che col movimento della coppa incontrava diciamo, i raggi del sole che facevano dei riflessi particolari sul suo viso e sul suo corpo. Questa è una combinazione di volontà di fermare quel momento e anche di buona sorte. Nella fotografia la buona sorte ha un ruolo fondamentale, ma come nella vita, penso, la fortuna devi essere pronto a prenderla nel momento in cui arriva. In questo caso ho preso il riflesso al momento giusto, almeno per quanto riguarda il mio gusto. Greg, tu quando hai preso la fortuna al volo? No, ha ragione Staccio a dire che la fortuna va presa e secondo me appunto la bravura in questo caso o nel caso di uno sportivo ad essere appunto sempre pronto all'evenienza e non lasciarsi magari scoraggiare da alcune cose che non vanno come previsto. Quindi se tu ti trovi in una posizione piuttosto che in un'altra devi cercare di prendere il meglio da quel momento. In quella foto lì mi piace appunto il gioco cioè di ombre, luci, che un occhio è molto illuminato, l'altro è un po' meno, completamente in ombra. Poi mi piace anche che dietro ci sia, diciamo, la retina, perché senza retina sarebbe stata anche un'altra foto probabilmente, ma con la rete dietro mi sembra più compiuta e sta bene, quindi è una foto sicuramente, cioè, molto figa. Ci stavo proprio ragionando mentre la guardavamo e tu ne parlavi. Pur essendo un primo piano molto stretto, tant'è vero che una parte della testa è giustamente tagliata ed è decisamente un primo piano stretto, è quello che si chiama un ritratto ambientato e l'ambientazione ce la dà esattamente la rete da tennis dietro. E
fatto così stretto e poter capire di chi si tratta, anche se io non sapessi che Serena Williams, sono in grado di capire con tutta probabilità che, intanto che è una sportiva, perché ha una coppa in mano, perché c'è uno sponsor abbastanza evidente, ma soprattutto posso capire che si parla di tennis perché dietro c'è una rete da tennis. Quindi una delle cose che si fa quando si parla di ritratto, perché questo è un ritratto, anche se è un ritratto di fotocronaca, se vogliamo un ritratto soltanto che parli del soggetto, allora ci fermiamo e inquadriamo il soggetto e cerchiamo di escludere il resto. Se invece vogliamo fare un ritratto ambientato e quindi contestualizzare dove sta la persona, dobbiamo metterla nel suo ambiente e quell'ambiente si deve vedere all'interno della fotografia. Questo è un perfetto ritratto ambientato. Allora, bisogna anche dire, allora, che le fotografie in ambito sportivo molto spesso non sono realizzate nella maniera in cui le pensiamo, ma sono realizzate nella maniera in cui riusciamo a realizzarle, nel senso che nello sport noi non abbiamo la possibilità di scegliere, o quantomeno di farlo sempre, di scegliere la posizione, la distanza, eccetera. Gli avvenimenti sportivi avvengono nell'ambito del campo di gara in posti dove noi non necessariamente ci aspettiamo avvengano. E quindi c'è anche una composizione postuma, nel senso la realizzazione dello scatto è la parte più importante, perché se tu non hai la parte di ripresa, puoi fare tutto quello che vuoi dopo, ma è molto importante anche riuscire a vedere il taglio che bisogna dare alle foto. Una cosa importante nel fotogiornalismo: non è consentito aggiungere elementi o togliere elementi dall'immagine con Photoshop. Quindi tutto quello che vedrete nelle nostre foto, a meno che non espressamente dichiarato, è esattamente quello che c'era nell'immagine. Non c'è niente di più, niente di meno. Non c'era una mosca che è stata tolta, un riflesso che è stato messo. L'unica cosa consentita è tagliare la porzione d'immagine, quello che in qualche modo una volta si faceva in camera oscura alzando o abbassando l'ingranditore. Grazie Staccio. Bene ragazzi, chiudiamo qui la nostra quinta puntata. Ricordiamoci che vedrete la sesta la prossima volta, la vedrete sempre sulla mia rubrica su nuoto.com, che si chiama Poi me la mandi, perché ci sarebbe in realtà il punto interrogativo. Grazie Greg, grazie Staccio. Buon. E alla prossima puntata. Ciao, grazie, alla prossima.